Il Veneto ha portato a casa due sottosegretari di grandissimo rilievo al Ministero dell'Economia. Il governo Letta ha scelto Pierpaolo Baretta del PD e Alberto Giorgetti del PDL. Una scelta che, aggiungendosi alla nomina a ministro delle attività produttive, l'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato, rivela quanto sia ritenuto strategico il Veneto, la locomotiva d'Italia fino a poco tempo fa, per ridare impulso all'economia del paese. Baretta, ex numero 2 della CISL, è stato rieletto deputato nella circoscrizione Venezia-Treviso-Belluno ed è l'attuale vicepresidente della commissione speciale per pagare i debiti della pubblica amministrazione alle aziende. La sua formazione ha radici nell'associazionismo cattolico. La sua carriera sindacale nasce a Marghera, dove a soli 22 anni viene eletto delegato di fabbrica nello stabilimento delle leghe leggere. Da allora è stata una scalata continua nella CISL fino al 2006, quando è arrivato ai vertici come segretario generale aggiunto assieme a Raffaele Bonanni. Nel 2008 è cominciata la sua carriera parlamentare. Diversa invece la formazione di Alberto Giorgetti, veronese, è l'attuale segretario regionale del PDL e ha ricoperto l'incarico di sottosegretario all'economia con il ministro Tremonti. È laureato in economia e commercio e ha cominciato come dipendente di un'azienda bancaria. È parlamentare dal 1996. Da sempre fedele ad Alleanza Nazionale, ha cominciato l'attività politica e la propaganda da giovanissimo.